Tutelare i risparmiatori che hanno investito in obbligazioni senza sapere quali rischi correvano, rimanendo coinvolti nel caso delle obbligazioni subordinate della Cari Chieti. Confartigianato Chieti lancia una class action per cercare di aiutare quanti si sono visti raggirati per una somma complessiva di 26 milioni di euro. L'associazione di categoria mette a disposizione i propri consulenti legali. Il direttore Daniele Giangiulli chiede anche l'intervento dei parlamentari abruzzesi affinché presentino interrogazioni al governo Renzi e affinché a pagare non debbano essere i piccoli risparmiatori. Ieri c'è stata un'assemblea molto importante con oltre 50 risparmiatori per affrontare il problema delle obbligazioni subordinate. Tanta amarezza nelle persone, nei pensionati, tanta brava gente che si è vista proprio raggirata con la sottoscrizione di queste obbligazioni che, come sappiamo, ammontano a oltre 26 milioni di euro. Come Confartigianato stiamo portando avanti due azioni, una collettiva, quindi andremo a fare un ricorso al TAR amministrativo del Lazio per tutelare le ragioni di tutti gli assistiti. Dall'altro lato andremo ad affrontare singolarmente ogni posizione, a valutare con loro se ci sono state delle aggravanti rispetto al raggiro, rispetto alla documentazione sottoscritta nell'inconsapevolezza da parte dei risparmiatori, perché come dicevo prima molti sono pensionati, molte sono persone ignare rispetto a quelle che sono le speculazioni bancarie, a quelle che sono le operazioni di alta finanza. Quindi su questo noi abbiamo messo a disposizione i nostri legali e con loro andremo ad affrontare questa azione di interesse collettivo per cercare di dare una risposta agli oltre 700 risparmiatori coinvolti.